Salve, ben arrivati. Dunque, a Kitchen, ospite di questa puntata, un supereroe, praticamente un uomo la cui identità non potrà essere svelata all'interno di questo programma televisivo se non alla, se non alla fine. Abbiamo ospite, posso dire almeno il nome? Ma sì, certo. Massimo Giacol, signore e signori, un applauso. Grazie. Non so che effetto ti fa Mau, però a me fa emozione, anche perché io guardavo sempre l'Uomo Tigre e c'era questo mito di togliere la maschera. Entro la fine del programma posso strappartela? Ma me la posso togliere anch'io. Ah ok, beh, però era bello il concetto di strappare. Dipende, possiamo fare a cazzotti e poi okay, se tu vinci mi puoi togliere. Allora o gliela strappi o gli chiedi se la toglie, non gli puoi chiedere se c'è, no? No, ma io sto entrando nel concetto epico del fumetto, tra l'altro. Infatti lui, signore e signori, tu, allora, vediamo, posso riassumere? Tu disegni fumetti. Poi sei un designer e poi sei un artista di fatto, fondamentalmente. Fai un sacco di cose, no? Però questo è affascinante, anche perché è difficile catalogarti in una solo. Infatti è un grosso problema. È anche un problema. È anche un problema per te. È un problema per me, perché? Perché hai bisogno di un'identità. Infatti, la mia identità segreta. Senti, io posso dire una cosa prima ancora di farti parlare, perché voglio tenere un po' di mistero. Una cosa che ha detto Luttazzi su di te, che ha fatto la presentazione di un libro parlando di te, no? Luttazzi ha detto che secondo lui tu sei un serial killer. E che fortunatamente hai scelto di non fare veramente il serial killer per fare la cosa vera, che è l'arte, appunto. Per fare la cosa reale. E quindi com'era la frase, che era divertente? Non me la ricordo. No, no, fortunatamente hai scelto di non fare la cosa vera, ma di fare la cosa reale. Esatto. Non mi ricordo se è proprio così, forse è il contrario. E questa qui, c'è qui, dice: per fortuna ha scelto di non fare la cosa reale e ha optato per fare la cosa vera. Cioè, appunto, trasformare molte cose che sono nell'ossessione dei serial killer, per esempio il sesso, in qualcosa di sublimato e anche abbastanza divertente, nel senso che fa pensare, cioè è arte, però lo fai con un distacco affascinante, nella misura in cui posso far vedere delle... Certo, se proprio... possono far vedere... Io le faccio vedere, poi se mai... Allora, signore e signori, guardate. La prende di petto. Questo qui, oppure aspetta, vi faccio vedere un altro. Subliminale che andrà però. Aspetta, no, metto qui che così... Allora, guarda, si così. Scalda. Fa molto ridere, questa che cosa sarebbe? No, questa è una cosa tremenda, perché devi tenere presente che molte delle macchine o delle cose che vengono usate da questi personaggi che sono ritratti in mostra sono delle cose reali. E poi parleremo anche della mostra che è adesso a Trieste. È a Trieste, sì, Galleria Lipagni. Sono cose reali? Sono cose reali. Io ho trovato un libro in una libreria americana in cui c'erano tutti gli spaccati costruttivi di tutte le macchine sessuali o attinenti al sesso dalla fine dell'Ottocento. Basta, dai, via. Perché tu ce lo stava le... Poi se vuoi un attimo di là, te lo guardi da solo e continuiamo. Te lo regala magari anche. No, ve ne ho portato due copie, così ognuno può... Va bene, insomma, questa puntata con Massimo Giacol, credo che abbiate capito, avrà come tema quello della ricetta del giorno. Non parleremo affatto di queste cose qua, ma parleremo di questa ricetta. Credo che avrete detto che si basa tutto su questo, cioè? Beh, si basa tutto su questo. Su fegato. Schifo. Che schifo. No, dopo tutto quello che ho visto nel libro, vedere la carne... Fegato. Okay, fegato. Che... Fegato, una ricetta semplice. Che tra l'altro è delle tue parti. Che è delle mie parti. Io in realtà volevo fare poenta e osei per restare in tema. Per rimanere in tema. Ma poi ho scelto fegato alla veneziana, perché fare la polenta... Cipolla. Era un po' lento. Ho capito, per motivi hobby. Bene, ma ci vediamo tra poco. E tra poco, all'interno di questo programma di cultura varia, cucineremo il fegato. Jeep è ancora pericoloso, dovrebbe... Hit Listy Tire, with Tribe Watches. Kitchen is sponsored by Tenet. Questa rondelle, ma è meglio così. E faccio solo il fegato. Solo il fegato, non fai le patatine? Volevi il contorno? No, io volevo fare il contorno, patatine. Ma volevo fare una cosa che faceva la mia mamma, vanno male. Che erano le patate con la pastella, che era una cosa fantastica. Le patate con la pastella. Ah, per quello anche il latte? Sì, ma erano rondelle.
capito. E invece a fiammifero, io non l'ho mai fatto il fiammifero. Possiamo provare, se vengono. Se vuoi proviamo, facciamo un esperimento. Ma io partirei prima con il fegato. Tra l'altro non è per niente facile da cucinare. Una cosa importantissima del fegato sono i tempi di cottura. Esatto. Posso ripresentarti da capo, magari uno... Certo. Allora, signore e signori, ospiti di questa puntata, Massimo Giacomo, vi farei vedere un po' del suo libro, vieni qua. Ma di nuovo tutto uguale, cioè questo... No, questo qua, per esempio. È un flashback. Ecco. No, lui è un grandissimo designer. Sì, allora, non dico ad Alessi che... Ancora. Ecco, perché lui disegna per Alessi. E poi fai anche giocattoli, tra l'altro. Sì. È vero questa cosa? Io la trovo affascinante. Allora, giocattoli sessuali. Ah, sì? No, giocattoli per bambini. Non ancora. Mamme, guardate che bei giocattoli per il vostro figlio. Oh, oddio. Beh, insomma, da piccolo io avevo sempre desiderato avere un'identità segreta. Adesso, da grande, posso finalmente coronare questo sogno. Io esatto. Sono Giacon e Super Giacon. Super Giacon con la maschera. Super Giacon con la maschera. Esatto. Quindi tra poco, tra l'altro, forse riusciremo anche a togliere la maschera a questo personaggio dalle mille facce, peraltro. Perché lui, appunto, oltre ad essere designer, sei anche artista. Perché... Posso cominciare certo, a operare? Sì. Prego, perché prego. C'è adesso a Trieste. Dov'è che si trova precisamente? A Trieste, alla Galleria Lipani e Puntin, che è una galleria di Trieste che sta in via Diaz. Via Diaz, tra l'altro una galleria che molto spesso fa cose molto, molto interessanti. Sì, ha fatto la mostra di David Byrne, esatto. E poi ha fatto la mostra di Anton Corbin. E che tra l'altro abbiamo avuto ospite, è una città molto... fervente, si può dire fervente, vivace. Dal fervente dal punto di vista religioso. No, fervente. Però ecco, la religione, guarda questa parola che mi è scappata, non so perché. Non lo so, però fervente ci sta bene perché porta il concetto di religione. Ed effettivamente un'altra cosa che ho sentito detta di te è che tu riesci a trasformare proprio il concetto del sacrificio, no? Della sofferenza, che di solito nella religione porta alla santità. Certo. Nell'arte ad una creatività del tutto singolare, sfruttando proprio quegli stereotipi che la Chiesa della certo, Lega ha di fatto. Ma in effetti questo lavoro qui è quasi un atto di fede, no? È una specie di cerimonia pagana. Infatti la mostra non è consiste in una serie di materiali molto eterogenei, perché ci sono questi 30 disegni su carta giapponese, che di per sé è già una carta molto... sembra quasi una pelle di pecora, sì, no? Sembra quasi una pergamena molto rugosa. No, ho usato una carta giapponese molto spessa. Uh-huh. E l'ho usata con dei colori che abitualmente non si usano per la carta giapponese, perché si usa in genere l'acquerello. Io invece ho usato acrilici e pastelli, no? È proprio il contrario di quello che dice la regola. Rovesciamento, insomma. La regola cosa. E quindi queste macchine sessuali, questi personaggi che utilizzano queste macchine, che vestono con queste maschere, che hanno questi vestiti, diventano una specie di mondo parallelo, uh-huh. No? Infatti la mostra, mi chiedevano molti, ma questa è una mostra porno? E io dicevo, no, questa non è una mostra porno, questa è una mostra in cui l'universo del porno viene filtrato dal mio lavoro e diventa un'altra cosa, diventa parte della galassia Giacon, se vuoi, no? Sì. E infatti la gente che è venuta a vedere la performance, in cui c'ero io, insieme ad altre due ragazze, quella che ci dicevi prima, vestite di latex, più un ragazzo, c'era una ragazza che era molto alta, molto magra, cioè non erano le proporzioni classiche del film porno, un ragazzo molto piccolo, molto minuto, ben proporzionato, ma piccolissimo, sì, sembrava sì. Uno spettacolo alla Lynch, no? Ti sta guardando, Matti. Chi ti sta guardando? Molto piccolo ma proporzionato, eh. Ah, sì. Ma proporzionato. Monticelli, ho capito, Monticelli. Monticelli ha cercato di richiamare in modo molto piccolo l'attenzione su di sé, ma non perché è un esibizionista, come molti personaggi non del ormai temono, ma... Esatto, ma perché voleva dire video, lui stava, sai perché chiama, fammi finire, perché sennò sembro scemo pure io, perché poi voleva che noi lo ascoltassimo mentre ci diceva video, sex box. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move tonight, aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my.
lonely blues. Well, so I can't deny or lie, 'cause you're there only one to make me fly. You know what you are? You are sax bomb, sax bomb. Yeah. You're a sax bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give me sax bomb, sax bomb. You're my sax bomb. And baby, you can turn me on. Get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sax bomb, sax bomb, well, you're my sax bomb. You can give it to me when I need to come along. Sax bomb, sax bomb, yeah, you're my sax bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sax bomb, sax bomb, you're my sax bomb. Sax bomb. You can give it to me when I need to come along. Sax bomb, sax bomb, you're my sax bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime it comes on by. Ouch. Ouch. Ooh. Sex bomb. Yes, you are. You say that you are not all. Ecco, la batteria era bella. Sex bomb, vai, sex bomb. You're my sex bomb. Bello, mi piace come un bello. Meraviglioso, Mau. Applauso. Signore e signori, my man, Mau, my man. Bello. Ma anche figlie, cioè. No, my man. Sai come si dice quando non rappresenta? Ah, my man, io rappresento. No, you represent. Senti, Massimo Giacone, l'ospite di questa puntata, ladies and gentlemen, è una scena abbastanza schifosa quella che si... Perché schifosa poi? Perché uno... Perché? Perché questo qui è il problema? Perché il sangue fa schifo? Stai tagliando la cipolla col sangue, ragazzi, no? Guarda, ma Andrea, ma c'è... Cioè, ma perché, sei... ecco, perché ma mi devo schifare? Non lo so, perché cioè, uno si deve schifare? La... Perché? Perché questi che sono semplici disegni che ricordano cose sessuali, magari sì, c'è questo... Questo qui che magari, insomma, sì, ok, fa un po' schifo, però... Ma non è che perché? Fa schifo, Andrea, ma non è che contesto. Fa schifo. No, dai. Ok, ma perché? Ci sono momenti in cui non mi fa schifo. La gente non è uscita dalla mia mostra schifata, è uscita erotizzata. No. Non lo so. Ma lo so, però sangue freddo per ogni parlare... Ogni tanto ci vuole, come il fegato, alla veneziana ogni tanto ci vuole. Lo so, il fegato lo esige. Ci vuole fegato. No, infatti questo che chiedo, perché? Ma è la mia una provocazione, di fatto. Beh, ci vuole fegato anche per fare questo tipo di mostre, soprattutto per da parte del gallerista, perché da parte dell'artista non è che ce ne voglia poi granché, piacere, no? Sì. È un piacere, l'artista propone qualsiasi cosa,
e poi è il gallerista che dice sì o no. Però devo dire che loro sono stati abbastanza strani, perché appena gli ho proposto quello che volevo fare mi hanno detto ah sì, lo facciamo subito. Allora io ho pensato che forse avevo sbagliato qualcosa, perché in effetti se ti dicono lo facciamo subito c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, allora ho detto non sono poi così trasgressivo, no? Io no, datemi almeno qualcosa da contrastare. Sì, 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 anche la gente, tutti contenti, noi eravamo tutti, sì, cioè, sono stato con il culo nudo davanti a 300 persone così. E tutti, c'era la signora di 50 anni con la pelliccia, ma interessante, intellettualmente stimolante. E quindi così, signora, perché questa è... La salunga, signora. No, vabbè, ma in effetti non è che si voleva trasgredire granché. Cioè... È curioso però questa cosa qua, della trasgressione proprio, no? Sì, sì, ma tutti vogliono la trasgressione. Che poi non si capisce rispetto a cosa, perché alla fine sono disegni, sono immagini, il fegato è fegato. Poi qual è la differenza? Questo cos'è, un fegato di vitello? Sì, un fegato di vitello. E qual è la differenza da quello umano? Potrebbe essere quello, ne abbiamo già parlato. Infatti questo non è un fegato alla veneziana, ma il fegato della veneziana. Della veneziana, c'è una donna che è stata squartata e il cui fegato sta per essere... No, io capisci? Mi amo definire un maniaco gentile. No, per no. Cui non squarteresti mai, se no, una semplice operazione. No, ma infatti poi le ragazze erano molto contente, perché diciamo che... È liberatorio anche come... È liberatorio, poi sono persone che io non ho preso nel mondo del professionismo, no, del sesso. Una ragazza l'ho conosciuta in un villaggio vacanza dove ero in vacanze con mio papà. Col papà? Col papà, sì. Questo è stato il massimo della trasgressione, effettivamente, sì, perché tutti dicono ma sei in vacanza con tuo papà, cazzo. Esatto, no, cos'è che è pornografia? Perché nessuno l'avrebbe mai fatto. Nessuno l'avrebbe mai fatto. Quanti anni ha il tuo babbo? 60, no, 70. Ma adesso. Ha cuccato lì in vacanza? No, non era molto contento, infatti. Io invece ho trovato Raffaella, che è la ragazza copertina, che in effetti è stata una persona splendida, perché gli ho raccontato un po' quello che avrei fatto e lei ha detto ah sì, va bene. Mi ha sorpreso molto. E da lì è cominciata questa cosa che tu dici ma dovrebbe... Sì, poi non mi sono fidanzato perché avevo già... Ma tu ti sei presentato mascherato oppure ti ha visto? No, ma visto con i miei tatuaggi però. Ho detto, questo qui è un personaggio... Curioso. Quantomeno strano, curioso. Sì, sì. Poi sai, lei faceva l'animatrice a Villaggio Vacanza, per cui si faceva due palle. E quindi vedere una persona così, che poi le ha detto, beh, facciamo una mostra, sai, ci sarà un po' di cose un po' così che... È stato è anche un gesto liberatorio per una persona partecipare a un rito. Sì, ma tutte le persone... Sotto l'emblema dell'arte uno si libera, è quello che dicevamo prima, che hanno detto di te, che a me affascina molto, no? Che tu avresti potuto fare il serial killer, però sublimi quella stessa tensione in qualcosa di alto, no? E che è l'arte, appunto. Certo, certo. Per cui è quello che ci si dovrebbe aspettare, o perlomeno si potrebbe sperare di tutti quanti i violenti in generale, che sublimassero altrove, per esempio nell'arte. No? Sì. Infatti nei manicomi fanno molto spesso dipingere cose. Sì, molto spesso, poi anche con dei risultati ottimi, perché c'era Dubuffet che aveva raccolto dei meravigliosi libri con disegni di schizofrenici e di persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici, che effettivamente erano molto meglio. Vedi perché porto la maschera? Perché la maschera non piango. Scusami, ti sto ascoltando. No, veramente, che brutta figura. Togliti la maschera anche tu, se hai il coraggio. Va bene. Anche perché se sto piangendo di fronte alla cipolla, è giusto che lo faccia. Ma poi ho finito di tagliare. Allora dopo, aspetta. Signore e signori, adesso questo è proprio veramente un escamotage bruttissimo, però tra poco Massimo Giacomo si toglierà la maschera e scopriremo veramente qual è la sua identità. E quindi non vorrete mica perdervi questo momento. Tra poco, dopo la pubblicità, ad MTV, a Kitchen, Massimo Giacomo calerà la maschera. Massimo Giacomo, togliti la maschera! Signore e signori, Massimo Giacomo! My man! Possiamo... Grazie
fratelli e anche sorelle, anche se non ce ne sono tre di voi, ma c'è una parte dentro di voi, certo, che potrebbe rispondere a questo concetto. Massimo Giacomo, sei sotto la maschera. Abbiamo cominciato questo programma con un uomo in maschera, anzi mascherato, che in maschera sembra carnevale. E adesso ti sei tolto la maschera. Hai le orecchie rosse per colpa della maschera? Per colpa della maschera, no. Come? Io ce le ho sempre rosse. Ti senti più indifeso adesso senza maschera? Tutt'altro, mi sento molto più a mio agio, senz'altro più fresco. Però potrei passare a mettere un'altra cosina. Adesso, visto che comincerò a cucinare, metto il mio grembiulino. Il grembiule, signore e signori, facciamo pubblicità di Alessi che tu hai disegnato. Sì. Perché, signore e signori, Massimo, perché dico signore e signori? Ho detto mille volte, signore e signori, mi sono rotto le scatole da solo. Lui è, tu fai disegni, fai designer. Sei fumettista, sei un artista di base, quindi concettualmente, e c'è questa mostra proprio tua a Trieste adesso, in un, che si chiama Sexorcismo 2000. Esatto, che si trova dove? A Trieste? Trieste, in Galleria Lipagni e Puntin, e in via Diaz numero 4. Benissimo, ecco. Questo è l'uomo che è ospite, che sta per cucinare per noi. Il 10 di aprile. Bene, lui è l'uomo che sta per cucinare per noi del fegato alla veneziana. Il fegato alla veneziana va preso, va stagliuzzato in quadrettini, va messo in un piatto, si taglia a rondella anche la cipolla, si fa soffriggere, credo di poter dire, dell'olio, sì, che lo stiamo per fare adesso. Sì, ma non deve essere molto caldo. C'è un po' d'acqua qui dentro, eh? Ah, sì? Per cui mi sa che quando si riscalderà l'olio comincerà a saltellare in lungo e in largo. Vabbè. Per cui, non lo so, forse vale la pena metterci o più acqua o più olio. Perché vale la pena di metterci un tantino più d'olio. Perché se metti tanta acqua non saltella più l'olio. Sì, ma non ne avevo messo moltissimo di olio, per cui va bene così. Ah, ok, va bene. Per cui poi si mette la cipolla e si fa soffriggere. Il problema qual è qui? Che dopo che hai fatto rosare molto la cipolla... No, la cipolla va soltanto imbiondita. Imbiondita. Un attimo, bisogna aprire il vino. Ok, e mentre il fegato va cotto pochissimo tempo. Esatto. Perché sennò diventa gomma. Uh-huh. Ho capito. E gomma è un altro concetto importante che fa parte della sua... Perché tu fai queste performance in cui c'è il lattice, diciamo. Sì, esatto. Che è una specie. Ma vediamo di... un po' di opere sue. Permetti di farlo, per farvi vedere delle cose. Oh, va bene, molte grazie. Bene. Ma... Perché è anche curioso, è molto divertente questa cosa qua. Cosa ne pensi tu di tutte queste mode estetiche che ci sono adesso, per cui la gente tende a farsi allungare il pene, per esempio, e il seno? Ci sono tante cose, sai, di chirurgia estetica. Tendono anche a farsi allungare il pene. Sì, è una cosa fantastica. Vediamo un servizio l'altro giorno sul TG. Beh, io credo comunque che sia legittimo, in quanto l'aspirazione umana è sempre quella di diventare qualcos'altro, no? Ah. di superare quelle che sono le nostre soglie. Infatti c'è molta gente che si taglia le tette, perché se le riduce proprio. Che se le riduce, certo. Conosco anche di gente che si è ridotto il pistolino. Va bene. Pochi, però ci saranno pure anche quelli. Ma ci saranno anche quelli, ci saranno anche quelli. E perché c'è questa sensazione per cui bisogna sempre identificare all'organo maschile il concetto di potenza e di mascolinità, secondo te? Tu che studi da vicino questo tabù del sesso. Ma io credo che al momento sia una cosa abbastanza superata, nel senso che io penso che questa cosa sia un retaggio del passato che sta scomparendo, anche perché di sesso se ne fa sempre meno. E quindi? Ahimè. Tu dici, se ne fa meno? Adesso se ne fa specifico, io aspetta, 10 anni fa ne faccio molto di più. Anch'io? Se penso a quanto ne facevo 16 anni, quando avevo 15 anni. Però diciamo che in generale si dice che se ne fa meno. Sì, l'uomo, diciamo, fa meno all'amore. Beh, e poi anche questo anche è un problema, perché uno dice il sesso molto spesso è sopravvalutato, si dice anche, qualcuno dice, si dice. Sì, anche questo è vero, però... Tu pensi che sia sopravvalutato il sesso, l'importanza che viene data al sesso? Ma no, è una questione di maniera di vedere le cose, perché quando tu prendi un film porno o vedi un film porno, ci sono delle aspettative su qualcosa che in realtà non c'è mai. No? Sì. Cioè, quando te vedi un film porno ti aspetti qualcosa che poi in realtà quando lo vedi dici c'è la delusione costante, no? Il problema è la lucidità. L'eccitazione che è sempre costantemente, come dire, frustrata. Sì, ma lì è un problema anche di lucidità, perché se uno riuscisse a guardare il film porno con la serenità che magari, ecco, abbiamo adesso noi, come guardi un documentario, cioè non a caso se lo guardi con gli amici ti viene da ridere, se lo guardi che sei da solo ti masturbi. Sì, ma ti piace che io dica queste cose, no? Non lo chiedi, evidentemente, no, per sapere tu cosa fai da solo più po'. Non io, ho detto normalmente si sa. Sempre quella gente che tu incontri per strada ti dicevo guarda che col film porno da solo ho praticato anch'io. Ho praticato anch'io. Ah, anche tu. Ma io pratico proprio, non ho praticato. E gli artisti si masturbano?
moltissimo. Lo sublimano anche nell'arte, lo, anche cioè l'arte è un concetto masturbatorio molto spesso. Sì, è vero, però devi anche masturbarti in continuazione per ricordarti poi quello che devi fare. Tre l'ispirazione, diciamo. No, ma poi bellissimo. Masturbarti in continuazione, cioè come un appunto, diciamo. Aspetta un attimo. Sì, aspetta un attimo. Non ti dico, devo fare questa roba. Questa cosa è stata veramente. Sì, mi ha tolto le forze, mi ha tolto tutte le energie. Bellissimo. Anche perché. Ma è vero che si diventa ciechi, sai quello. Beh, in effetti è un po' totalmente contatto, però. Però è tutto quanto cominciò un po' di anni fa. Sì, esatto. Esatto. Che cosa volevi dire? No, adesso? No, è anche vero che in effetti lavorare su questa mostra ti dà un po' di frustrazione, perché essendo fidanzato avevo un po' di problemi con le modelle, perché le modelle erano molto belle, molto affascinanti. E ci stavano? No. Questa era la frustrazione. Questa la volevano dare, lui purtroppo essendo fidanzato. Dai, infatti, ma neanche questo, no, non posso dire. No, dillo, come no? Scusami, entriamo pure nello specifico dell'arte, te la davano o no? Non lo so. No, questo è affascinante, perché guarda, sembra una domanda molto dottrinale, ma di fatto il rapporto tra opera d'arte e artista, e loro sono opera d'arte e coscienti, nel senso che sono viventi, vivono, sono ragazze che partecipano a questo opera. Non lo so, dovresti domandarlo a loro. No, beh, insomma, essendo persone vive, probabilmente possono dire ciò che l'opera prova nei confronti del proprio padrone, del proprio artista. No, beh, effettivamente si crea un rapporto strano, no? È un po' un rapporto che a volte si crea anche, io ad esempio, essendo una persona che si tatua, c'è un rapporto strano che si crea anche col tatuatore. Sì. Cioè, è insieme un rapporto che è di complicità, di sensualità, anche se non si arriva al sesso, no? Chiaro. Adesso io ho la stessa cosa, poi che accade con i tatuaggi, che quando io ho cominciato con il primo, poi ho voluto farne degli altri, perché era una specie di droga. Sì, sì, una cosa, quando cominci con uno, quella sensazione di vedere, poi nel mio caso, il fatto che io mi faccio disegnare dei disegni che sono miei, cioè sono disegni miei, allora vederli proprio sulla pelle man mano mentre si fanno è una sensazione che... Come ti nasce l'idea, per esempio? Che tatuaggi hai? Ma qua ho una specie di occhio esploso, no? Che parte da un sole, che parte da un sole. Qua invece è un bracciale tribale, però dei miei omini occhio, quindi esatto. È una cosa che l'occhio è sempre stato l'occhio, tanti artisti che hanno lavorato sul concetto dell'occhio. Cioè, infatti ho molti occhi, proprio questa è una specie di serpente, diavolo con il cuore, però questa invece me la feci proprio durante una mostra, una mostra sulla religione, e avevo fatto questo occhio fumetto, no? Perché le gocce di sangue diventano i punti esclamativi tipici del fumetto. Che vanno a sottolineare, di fatto. Che vanno a sottolineare, questa è una croce, però è anche un occhio. Ma infatti io volevo dire, questa cosa affascinante dell'occhio, no? Che l'occhio è di fatto stato sempre considerato come è uno dei punti più importanti, no? Nell'espressione artistica, anche perché attraverso, si dice, che attraverso l'occhio entri l'alieno, no? Questo è una cosa che è stata molto spesso negli anni passati. Sì, è come una specie di... Tu apri una porta, perché in realtà esistono due tipi di artisti, no? Esiste l'artista concettuale, analitico, quello che progetta nelle minime rotelline il lavoro. E poi diciamo c'è l'artista medium, cioè quello con una specie di parafulmine che registra le cose, che registra le cose e poi le butta fuori quasi in maniera inconscia. No? E poi c'è anche questa cosa che volevo dire, sempre a proposito delle antenne, no? Mi è fatto venire in mente sempre antenne e occhio. I ciechi, le persone cieche, clinicamente si dice che non sono mai schizofreniche, cioè non esistono ciechi schizofrenici. Sì, perché La schizofrenia è anche quella, come l'alieno, infatti, passa attraverso la vista. Passa attraverso l'immagine. L'immagine, cioè, che è appunto... Che un cieco non ha immagini, ha, diciamo... La proiezione mentale. La proiezione mentale, la teorizzazione di quello che potrebbe essere, no? Per cui infatti è molto più concettuale. Esatto. È molto più concettuale che... Bisognerebbe approfondire, però si sa che quando si tratta di approfondire ognuno si deve fare i fatti suoi, perché è bello che uno approfondisca a casa sua, un po' come il sesso, vero Mao?
Psichedelia sul finale. Ok, bene, siamo arrivati alla fine di questo momento, cioè quello musicale, e tra poco torneremo a parlare con un altro momento. Parole. Voilà, signore e signori, bentornati, sempre chi c'è, abbiamo Massimo Giacone ospite, c'è Mao che sta parlando con lui, sentiamo di cosa. Stiamo parlando di un testo di una canzone degli Stooges. Bello, sentiamo di cosa. I wanna be your dog. I wanna be your dog? Sì, che ah, sì. Tra l'altro I wanna be your dog. No, no, non è così. Quella lì era I wanna be your lover. È un'altra cosa. Infatti il concetto di cane. Te ricordi? I wanna be your lover. I wanna be your lover. Te la ricordi? Ah, no. Di chi era quella canzone là? Te la ricordi? Ah, abbiamo rotto le palle, dici. Vabbè, insomma, era interessante il concetto di cane e amante. L'amante in quanto cane, perché l'uomo si fa guinzagliare, soprattutto nel rapporto di coppia, quello sessuale, intendo. Cioè, ecco, tu ti sei mai chiesto perché esistono questi eccessi formali di alcuni personaggi magari socialmente molto riusciti che si fanno sottomettere nel lato sessuale? Ma intanto, tanto per cominciare, è abbastanza sbagliato pensare che loro in quel momento non abbiano il controllo della situazione, perché la vittima molto spesso controlla il carnefice, e non solo, ma perché molto spesso vanno in case dove la prostituta è pagata per farlo, per cui comunque loro pagano per questo e quindi diciamo hanno il controllo della cosa. Secondo, c'è anche da dire che è un momento in cui loro non devono decidere. Cioè, queste persone che in genere sono dei manager che lavorano tutto quanto il giorno, che devono prendere delle decisioni importantissime, muovono molti soldi, in quel momento sono alla mercé di qualcun altro ed è un momento molto liberatorio. Diciamo, il loro tempo libero lo passano così, essendo molto impegnati. Esatto. Ti dicono, cioè, esatto. Cosa faccio nel tempo libero? Basta, non voglio più decidere. Qualche frustata, cioè, e poi appunto non sapere quando perché vuol verrà dire che la vivono. Cosa, perché la cosa importante in questi, non sapere quando avverrà la cosa. Ah, cioè, la cosa importante? È la cosa importante sapere che loro non decidono, non sono loro che decidono frustami in questo momento, oppure fai questa cosa in questo momento. Può accadere in un momento qualsiasi della sessione, però non sono loro che lo... che dicono che ma posso decidere la scaletta, anzi più dici più dicono frusta di frustima e più lei non lo fa, magari anche questo potrebbe accadere, no? Ho capito. Perché la sadica perfetta e perché la gente vive questo concetto di essere in, diciamo in un leader, direi appunto
di essere leader come un problema, al punto tale che bisogna poi andare a umiliarsi in quanto uomo. Ma non credo come che mai? Per loro sia un problema, credo che la situazione di essere leader sia una situazione che ti sottopone a un forte stress, no? Un forte stress in cui tu in quel momento, cioè, prendi una decisione sbagliata e non sei solo tu che vai in merda, ma tutta una serie di altre persone che stanno intorno a te. No, quindi beh, possiamo dire occhio a fare il leader, qualcuno si mette a guinzaglio prima o poi. Sì, poi no, bisogna vedere, perché anche il Dalai Lama è un leader, però credo proprio sì, che lui non faccia certe cose. Ma vabbè, si intende, ma non è un leader che muove danaro. Beh, vabbè, muove maniera. Molto di più vite umane. Sì, esatto. Ma per cui nella nostra società il danaro è molto più importante della vita umana. Della è vita una bellissima umana. Risposta, posso farti i miei complimenti, ma proprio così, al dialettico, risposta dialettica meravigliosa. Per cui su questa risposta che io prendo e porto a casa metterò un video, così giusto per suggellare questo momento. Chi è? Boss Hogg. Sono un gruppo. Sì, lo so. Due tipi. Sono due tipi. No, due tipi. Sono due tipi, lo so, lo so. È il video. Ed è un video musicale. Boss Hogg, lo so. Yeah. Salve a tutti, questo qui è un video che ha scelto Monticelli. Io sto creando questa leggenda Monticelli, che il quale è appassionato di una delle due. Chi secondo voi uno come chi Monticelli? Delle due? Chi delle due? Ma che una è anche la batterista Monticelli. Perché magari sono due sessualità molto diverse. Una molto più bella bambola, diciamo. L'altra invece un po' perversa, sembra un trasessuale. Per cui Monticelli ha scelto quella. Quale? No, sicuro. Scherzo. È vero? Vabbè, ma queste cose qui degli impulsi sessuali che noi diamo, no? È un po' come nella mostra, nella tua mostra ci sono tanti impulsi sessuali. Scusa se mi sono permesso di avvicinarmi a una mostra d'arte. In realtà quello che volevo dire è che certe volte l'ossessione, no? La ripetizione dell'impulso. Sì, ma infatti anche nella mostra c'è, è molto ossessiva, perché anche c'era una colonna sonora
all'interno della mostra molto battente, in cui c'erano le voci gemiti, di gemiti, ma anche delle musichine prese da quei film, mischiate però a proprio anche gemiti grugniti da film, e questi che erano impulsi molto alti, no? Martellanti. In più poi su tutte le mura della galleria sono state completamente scritte, con scritte tipo accesso pubblico, no? Tipo viva la figa. Ma una cosa che tappezza completamente tutti i muri della galleria, diventa una specie di carta da parassi, no? Cioè come se tutte le scritte che vedi nei cessi. Sì, beh, io avevo cominciato a scriverle io. Poi man mano che la gente entrava, dicevo, non il giorno dell'inaugurazione, ma i giorni in cui stavo facendo questa cosa, quando entrava qualcuno diceva, beh, hai qualcosa da dire, scrivilo. Bello, molto bello. Quindi la mostra come un enorme cesso, alla fine. Abbastanza. Spazio. Infatti la gente l'ha preso proprio per quello, perché ha cominciato a spegnere le cieche per terra, cioè fare di tutto, buttare la... questo, questo è un concetto molto vicino alla performance interattiva. Di nuovo chiuso, di proibito. Sì, sì, ma difatti, ma le cose peggiori le hanno scritte le ragazze, Come sempre. Hanno scritto delle cose... Infatti la gente ha scritto delle cose a cui io non... di gradi di bassezza a cui non sarei mai riuscito ad arrivare. Beh, questa è sconvolgente. Va bene, senti, comunque quello che volevamo dire era questa cosa curiosa che forse nell'ossessività di tutti questi impulsi alla fine si può trovare si può sublimare, si può arrivare a qualcosa di sublime, no? Ah, secondo me nella mia mostra, cioè, il concetto è esistono anche dei masochisti felici, parafrasando Claudio Lolli. Sì. Okay. Va bene, ma parlando invece di questa ricetta, c'è qualcosa che dovevamo dire, cioè come si fa? Si prende, vuoi spiegarlo? Sì, si prendono... Partiamo da lì proprio. Partiamo dalla cipolla, 3 cipolle bianche che vengono tagliate a rondelle. In maniera grezza, vengono poi messe su una padella su cui fate soffriggere, ma scaldare, diciamo 3 grossi cucchiai d'olio, dopodiché aggiungiamo la cipolla, la facciamo imbiondire, appassire proprio leggermente, ci mettiamo quindi il fegato. No, prima ci ho messo la farina. Ho messo la farina anche perché non si attaccasse il fegato. Ecco, che è una cosa molto interessante, cioè mettere la farina nella frittura in generale. E anche perché facesse, come dire, un po' di sugo, di cremina. Un po' di cremina. Poi si mette il fegato tagliato a quadretti. Il fegato tagliato a listarelle, okay. A quadretti. Poi si mette, dopo poco che cuoce il fegato, un po' di vino bianco. Che potrebbe essere un pinot grigio, per esempio. Cioè... infatti, ottima scelta, non l'avevo neanche dato, però avete scelto proprio un vino adatto. È stato Arcadio, diamine di Dio a chi se li merita. E quindi un vino secco, di fatto. Sì, un vino secco. Esatto, vino secco. Che è perfetto per questo tipo di ricetta. E poi è importante la cottura del fegato, perché ci mette un attimo a diventare plastica. Sì, purtroppo qui il fuoco elettrico, cioè ci vorrebbe un fuoco più vivo, per cui appunto lo butti, invece qua ci mette un po'. Vedete, violenta. Che ci sono delle parti che sono ancora un po' crude, per cui non si può, però insomma... Poi prima mi stavi dicendo una cosa figa, una cosa interessante, scusate il termine giovanilista, del fegato, che questo odore tipico che ha il fegato, non so se avete presente l'odore del fegato, quello lì, che è molto ferroso, tu l'hai definito ferroso, sì, perché ferroso. Anche il sapore. Anche il sapore, però, è un organo che filtra sangue, per cui è molto ovviamente irrorato dal sangue, per cui acquista questo sapore, no? Cioè, voi quando vi tagliate, magari vi leccate un po' la ferita e sentite questo sapore, no? Da ferro. Anche quando vai a bere a quelle terme che c'hanno acqui terme. È il tipico sapore del sangue. No, perché è pieno di ferro, no? Magari l'acqua che c'è dentro lì. Queste cose. Vabbè, che poi anche il sangue è un concetto affascinante, un altro tabù su cui l'arte ha spessissimo giocato, perché il sangue rappresenta tutto quello che è dentro, il concetto di malattia che il sangue porta, poi in questa società. Sì, beh, poi ci sono state performer che hanno usato il sangue in Franco B, ricorderei. Qual è sieropositivo? Ronatei. No, anche Franco B è sieropositivo. Vuol dire che l'ho diventato l'uomo. Ah, ok, no, lo è sicuramente. L'ho conosciuto. L'hai conosciuto. Sì, e quindi questo gioco... diciamo che c'è tutta una branca dell'arte che lavora sulle secrezioni, no? Cioè sangue, sperma, urina, saliva. E adesso non ti so dire, cioè io non so se sono su quella via. No, tu credo di no. No, è un modo, adesso, poi forse tu non... Ti piace parlare della tua arte oppure preferisci che siano gli altri a farlo? No, a volte la domanda risponde. Ok, allora te lo chiedo. Se so rispondere... Tu dove credi di collocarti, ammesso che tu la stia cercando una collocazione?
Ah, questo, questa è una bella domanda, perché è un problema che non mi sono mai posto. Io ho fatto sempre le cose che volevo vedere e che non vedevo in giro. Quello che ti mancava. Quello che mi mancava. Ti soddisfa, ti fa vedere. Esattamente come ti dicevo proprio anche nel concetto del porno, anche nel fumetto, no? Io ho sempre fatto le cose perché vedevo nel fumetto delle potenzialità che però non arrivavano. Magari vedevi la singola vignetta che dicevi, ma perché non succede quello che io vorrei vedere? Fammi un esempio, no? Fammi un esempio. Ad esempio, Batman, un personaggio mitico, sì? No? Che ha, diciamo, tutto un romanticismo dietro, che però negli anni 60, negli anni 50 non è che saltasse fuori. Ci sono voluti degli altri autori che hanno lavorato sul suo lavoro, sul concetto della maschera, sulla maledizione di essere un supereroe, più che sulla felicità di esserlo, sull'eroismo del supereroe, ma proprio sulla maledizione, che è come una malattia, certo. No? Quindi non sono usciti dei fumetti come Watchmen o Batman, Year One, The Dark Knight, The Return, che sono stati grandi romanzi a fumetti degli anni 80. Il concetto era già diverso, infatti anche nel fumetto, quando ho cominciato negli anni 80, io facevo le cose che nel fumetto non vedevo e dicevo, perché leggo questi fumetti che mi piacciono, però molto spesso c'è questo senso di noia. Ma una volta che l'hai fatto hai trovato esattamente quello che cercavi? O... Mai, nel senso che io sono sempre lì, quello che poi si riguarda le cose che ha fatto, dice questa vignetta va bene, questa no, questa fa schifo, questo... Era un indicare la strada, forse, soprattutto. Senti, possiamo assaggiare il fegato che siamo arrivati alla fine? Certo, certo. Ma lo vuoi assaggiare tu? Certo che lo voglio assaggiare, voglio vedere se fa schifo o... Lo vuoi assaggiare tu o... L'assaggio io prima e poi vi dico se vi ha avvelenato. Sì. Ok, attenzione. Poi tra l'altro, appena l'hai assaggiato, devi fare un'altra cosa a cui sottoponiamo tutti quelli che vengono, come se fosse una sorta di bordello. Cioè, vale. Noi ti sottoporremmo a questo, se tu accetti. Dovresti dire davanti alla telecamera una frase, senza usare la voce, ma soltanto col labiale, per esprimere una cosa che raramente avresti il coraggio di dire ad alta voce. No. Credo che tutti, no? Proprio per i discorsi che abbiamo fatto in questa puntata, tendono a nascondere parti di sé. Ma posso dirla anche in veneto? Ah, sì, credo che sia più difficile da capire per tutto il resto d'Italia, però puoi No, farlo. No, è una cosa che è molto universale. Allora, un primo piano, com'è il fegato? Il fegato della veneziana com'è venuto? Ha bisogno di un po' di sale, che va messo infatti alla fine. Ok. Alla fine. Lo posso spegnere? Sì, sì, spegnilo. Ecco, ho spento labiale, grazie a Massimo Giacon, che è stato ospite di Kitchen. La sua ultima frase non pronunciata è... Kitchen is sponsored by Tinit. Kitchen is sponsored by Tinit.